Questa video lezione vedremo quali casi si possono verificare a seguito delle verifiche di merito sulle autocertificazioni e quali atti conseguenti è necessario adottare. In questa slide vediamo un riepilogo dei diversi casi che possono verificarsi a seguito delle verifiche di merito. Andiamo dall'esito positivo delle verifiche stesse alla necessità di richiedere documentazione integrativa, alla riunione tecnica espressamente prevista dalla legge regionale 24 del 2016 per i procedimenti in autocertificazione, fino all'esito negativo delle verifiche di merito e alla conseguente necessità di adottare provvedimenti prescrittivi o interdittivi. Per gli enti terzi competenti per le verifiche, tutte le operazioni conseguenti alle verifiche stesse si possono trovare, accedendo al dettaglio della pratica, nel menu Endo nella tendina Azioni in corrispondenza dell'endoprocedimento di competenza. E quindi è necessario evitare di inviare delle comunicazioni manuali attraverso la schermata Comunicazioni e andare invece sul menu Endo, cliccare su Azioni, accettare l'endoprocedimento come abbiamo visto nell'apposita video lezione, e quindi si aprirà una tendina con le diverse azioni disponibili in maniera dinamica a seconda del punto dell'iter della pratica a cui siamo arrivati. Nel menu di gestione della pratica, lato SUAPE, una volta effettuata la trasmissione agli enti terzi, nell'ambito del procedimento in autocertificazione, compaiono solo le opzioni per inviare il provvedimento interdittivo o il provvedimento prescrittivo. Non compare l'azione per l'archiviazione positiva della pratica, in quanto la stessa viene effettuata automaticamente trascorsi 90 giorni dalla trasmissione della documentazione agli enti terzi. In questa stessa schermata troviamo il bottone per bloccare le integrazioni. Questo è un pulsante facoltativo che il SUAPE può selezionare se desidera bloccare la possibilità per l'interessato di trasmettere delle integrazioni durante la fase delle verifiche. Sarà comunque sempre possibile sbloccare le integrazioni anche a richiesta dell'interessato o eventualmente di enti terzi per consentire l'integrazione della documentazione da parte dell'interessato. In caso di esito favorevole delle verifiche, è bene ricordare che la norma non prevede la necessità di trasmettere alcun riscontro o parere al SUAPE. Questo in quanto si tratta di un procedimento in autocertificazione in cui il titolo abilitativo è già stato conseguito, è già valido ed efficace. Nel caso in cui sia necessario, secondo la norma settoriale, l'iscrizione ad un apposito albo o registro, l'autorità competente, quindi l'ente terzo competente sull'endoprocedimento, può semplicemente comunicare il numero di registrazione all'interessato per il tramite del SUAPE. Ricordiamo che comunque nel procedimento in autocertificazione non è necessario per il cittadino attendere la comunicazione del numero di registrazione, in quanto la semplice trasmissione della pratica consente l'avvio dell'attività. Nel caso, inoltre, di eventuali precisazioni che non comportino la necessità di alcun adeguamento o modifica progettuale e si sostanzino in richiami ad adempimenti successivi o a obblighi generali o specifici da osservare durante la realizzazione dell'intervento o l'esercizio dell'attività, è possibile per l'ente competente trasmettere direttamente una nota contenente queste precisazioni all'interessato per il tramite del SUAPE. La richiesta di integrazioni si rende necessaria quando, pur non rilevando alcuna difformità dell'intervento rispetto alla normativa vigente, è necessario richiedere all'interessato di integrare uno o più documenti alla pratica. In questo caso, l'ente terzo, entro il termine per l'effettuazione delle verifiche, invia una richiesta al SUAPE che la girerà all'interessato. Ricordiamo che possono essere richiesti solo documenti indicati nella modulistica unica o pubblicati sul sito istituzionale dell'ente competente. L'articolo 2,5 del decreto legislativo 126 del 2016 prevede sanzioni per i casi di richiesta di integrazioni documentali ulteriori rispetto a quelle pubblicate sul sito istituzionale. Con la richiesta di integrazioni non possono essere imposte prescrizioni né richieste modifiche o rettifiche progettuali. In questo caso, infatti, è necessario avviare l'iter, che vedremo tra un attimo, per emettere un provvedimento prescrittivo o interdittivo. Normalmente,
Salvo diversa indicazione da parte dell'ente competente, il SUAPE assegna 15 giorni all'interessato per provvedere alle integrazioni richieste. La richiesta di integrazioni documentali non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo né l'obbligo di sospendere l'attività o l'intervento. Il titolo abilitativo resta pienamente valido ed efficace per tutto il periodo di richiesta di integrazioni documentali e anche nel caso in cui le integrazioni non fossero trasmesse entro il termine assegnato, perché in questo caso il titolo mantiene efficacia, ma l'ufficio competente dovrà valutare la necessità di avviare la procedura volta a emettere un provvedimento interdittivo o prescrittivo. Non è quindi automatico. Il SUAPE provvede sempre entro 2 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa a rilasciare una nuova ricevuta all'interessato con l'elenco aggiornato dei documenti allegati alla pratica e a trasmettere notizia dell'integrazione a tutti gli enti connessi e coinvolti nel procedimento. In questa slide vediamo sintetizzati i flussi che conseguono alla richiesta di integrazioni documentali. Come vediamo, l'ente terzo trasmette la richiesta di documentazione integrativa al SUAPE che la gira al cittadino. Il cittadino a sua volta trasmette la documentazione integrativa al SUAPE che contemporaneamente trasmette la notifica delle integrazioni agli enti terzi coinvolti e rilascia una nuova ricevuta al cittadino. È bene ricordare che tutti i soggetti coinvolti, sia l'interessato che il SUAPE, che gli enti terzi competenti sugli endoprocedimenti connessi alla pratica, possono vedere in tempo reale tutto quello che accade sulla pratica, ma le notifiche vengono inviate dal sistema informatico solo al destinatario della comunicazione. È quindi necessario che il SUAPE, in questa fase, trasmetta tempestivamente, comunque entro 2 giorni lavorativi, la notizia di tutte le richieste e le integrazioni eventualmente presentate ai soggetti coinvolti in maniera tale che gli stessi ne abbiano notizia. Quando occorrono chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche o la localizzazione dell'impianto produttivo, la legge regionale 24 del 2016 prevede la possibilità di ricorrere a uno strumento specifico che è quello della riunione tecnica tra il SUAPE, l'interessato e tutti gli enti coinvolti nel procedimento amministrativo. Dal punto di vista informatico non esiste una funzionalità specifica per richiedere la convocazione della riunione tecnica, che può essere richiesta anche dall'interessato o da uno degli enti coinvolti nel procedimento, ma si agisce attraverso le comunicazioni. La convocazione della riunione non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata. Se vogliamo, è una sorta di analogo di una conferenza di servizi che si svolge all'interno di un procedimento in autocertificazione, però, e che quindi non è volta al rilascio di un provvedimento autorizzatorio, ma semplicemente a confrontarsi per cercare di trovare, chiarimenti o una soluzione ad eventuali problematiche riscontrate durante le verifiche di merito sulla pratica. Il caso più gravoso che può verificarsi a seguito delle verifiche di merito è quello dell'esito negativo, quindi il caso in cui gli enti competenti rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge per l'effettuazione dell'intervento. La norma non prevede la possibilità di trasmettere semplicemente al SUAPE un parere negativo, in quanto lo stesso non avrebbe alcun significato, trattandosi di verifiche su un'autocertificazione su un titolo abilitativo che è già pienamente valido ed efficace, la trasmissione di un mero parere negativo non ha effetto. Gli enti competenti devono quindi provvedere ad avviare le procedure per l'emissione di un provvedimento prescrittivo o interdittivo a seconda delle carenze che hanno rilevato. Infatti, nel menu di lavorazione della pratica sulla scrivania dell'ente terzo, vedete, non troviamo il parere negativo, ma troviamo la comunicazione ex articolo 10 bis, come tra un attimo vediamo. La legge regionale 24 del 2016 prevede che in caso di esito negativo delle verifiche, la prima cosa da fare, salvo casi di motivata urgenza, è quella di inviare direttamente da parte dell'ente terzo all'interessato o al SUAPE, e questa è un'eccezione perché noi sappiamo che tutte le comunicazioni da parte dell'ente terzo all'interessato devono sempre essere trasmesse per il tramite del SUAPE, mentre in questo caso la comunicazione viene inviata direttamente
all'interessato, e il sistema informatico infatti espressamente consente questa operazione. Comunque una comunicazione ex articolo 10 bis della legge 241 del 90. La comunicazione di motivi ostativi non troverebbe di per sé applicazione nell'ambito di un procedimento in autocertificazione, ma la norma regionale effettua un esplicito rimando all'articolo 10 bis per invitare gli enti terzi che hanno rilevato delle difformità a avviare prima di tutto una fase interlocutoria con l'interessato, assegnando 10 giorni di tempo nei quali l'interessato appunto può inviare osservazioni, memorie o può anche correggere gli eventuali errori e conformare l'attività alla normativa vigente. In questo modo, escludendo la necessità di adottare un successivo provvedimento prescrittivo o interdittivo. A seguito dell'invio della comunicazione ex articolo 10 bis all'interessato e della eventuale trasmissione di osservazioni, opposizioni o memorie da parte dell'interessato stesso nel termine di 10 giorni, gli enti competenti per le verifiche sono tenuti a verificare le osservazioni trasmesse. Se attraverso queste osservazioni la difformità precedentemente rilevata viene risolta, l'ente competente ne dà comunicazione all'interessato e al SUAP e tutto, diciamo, finisce lì. Se invece le carenze permangono, è necessario procedere alle successive fasi per l'adozione di un provvedimento prescrittivo o interdittivo. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo endoprocedimento di verifica o anche più endoprocedimenti di competenza tutti dello stesso ente terzo, il provvedimento prescrittivo o interdittivo eventualmente necessario è adottato direttamente dall'ente terzo competente per le verifiche e inviato direttamente da questo al SUAP e all'interessato. Quindi l'ente terzo ha a disposizione tutto il tempo che la legge gli assegna per l'effettuazione delle verifiche, 60 giorni, eventualmente ridotti a 30 per le scie edilizie. Se invece nelle verifiche sono coinvolti più enti terzi diversi, l'atto prescrittivo o interdittivo eventualmente necessario non può essere adottato direttamente dall'ente terzo. Questo deve infatti formulare e inviare al SUAPE una proposta di provvedimento. E il SUAP nei successivi 5 giorni lavorativi deve emettere il provvedimento prescrittivo o interdittivo vero e proprio, raccordandosi con gli altri enti coinvolti nel medesimo procedimento. Questo significa che l'ente terzo, in questo caso per le proprie verifiche, ha a disposizione 5 giorni lavorativi in meno rispetto a quelli complessivamente assegnati dalla legge per adottare gli atti conseguenti. Questo perché deve lasciare il tempo al SUAPE per adottare l'atto definitivo. La proposta di provvedimento deve precisare se è richiesta al SUAPE l'adozione di un provvedimento di tipo prescrittivo o di un provvedimento di tipo interdittivo. Quando è possibile conformare l'attività alla norma con modifiche più o meno sostanziali, si emette un provvedimento prescrittivo, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 30 giorni per la conformazione dell'attività o dell'intervento alla normativa vigente. Il decorso infruttuoso di questo termine fa decadere il titolo abilitativo e l'attività deve essere interrotta senza necessità di adottare ulteriori atti. Se invece non è possibile conformare l'attività alla norma vigente anche con modifiche più o meno rilevanti, si adotta un provvedimento interdittivo che contiene il divieto di prosecuzione dell'attività e l'ordine di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa. La proposta di provvedimento, in particolar modo prescrittivo, deve recare esplicita indicazione dei seguenti elementi: le modifiche da apportare al progetto o all'attività per renderlo conforme alla normativa vigente, il termine assegnato per la conformazione stessa, nonché precisare se venga richiesto eventualmente l'obbligo di sospendere l'attività nelle more della conformazione stessa. La sospensione dell'attività può essere disposta, secondo la legge, solo in caso di false dichiarazioni o di pericolo per l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, la salute, la pubblica sicurezza e la difesa nazionale. Ricordiamo che in caso di trasmissione di una proposta di provvedimento in ritardo rispetto al termine assegnato dalla legge, è necessario che l'ente competente motivi espressamente la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dall'articolo 21 nonies della legge 241 del 90 per l'adozione di un provvedimento nell'esercizio del potere di autotutela.
In assenza di questi elementi, il SUAP non è tenuto a procedere all'adozione del provvedimento richiesto, in quanto i termini sono scaduti. A seguito della ricezione della proposta di provvedimento, il SUAP ha 5 giorni per adottare l'atto vero e proprio e trasmetterlo all'interessato. L'atto emesso dal SUAP deve essere unico e deve contemplare tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte da tutti i soggetti coinvolti nella medesima pratica. A tal fine, se fosse necessario comprendere quali effetti eventualmente possa avere l'interdizione di uno dei singoli titoli abilitativi connessi al procedimento unico sugli altri connessi al medesimo procedimento, il SUAP, prima dell'adozione del provvedimento definitivo, può convocare una riunione tecnica tra tutti gli enti interessati al fine di riunire in un unico provvedimento tutte le misure prescrittive o interdittive comunque necessarie.